trovandosi nella condizione di fare lui informazione. E non potete avere un concetto di informazione che risale a 15 anni fa, a 20 anni fa, soltanto a chi va in TV. Perché oggi i cittadini, tramite un cellulare, possono anche fare informazione. E quando lo fanno? Se riprendono un fatto vero, realmente accaduto, se non c'è nessun montaggio del video, qual è, anche se lo facessero per ledere la reputazione di un altro soggetto, qual è il problema se riprendono un fatto vero? Grazie, onorevole Bonafede. Allora, onorevole Sarti, sempre a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Cioè, il punto è, e se il giudice poi dispone che quella conversazione registrata non è ammissibile nel processo perché non costituisce alcuna fonte di prova? Cioè, è qui che sta il problema. Se il cittadino sa che rischia di essere punito fino a 4 anni, non gli verrà mai in mente di registrare una conversazione fra altre 2 persone, 3 persone, quelle che vogliamo, per poi portarla eventualmente all'esame di un giudice all'interno di un processo. Perché qui la punizione ovviamente scatta prima, quindi se avviene il caso in cui ovviamente questa registrazione sarà decisa da un giudice e non servirà ai fini del processo, quel cittadino sarà fregato e rischierà lui Grazie, un onorevole processo per Sarti. aver registrato quella conversazione. Questo è il cortocircuito che Grazie. noi vorremmo impedire. Onorevole Caso, prego. Grazie Presidente, io intervengo a titolo personale, ma proprio per un fatto personale, che quindi mi farebbe piacere anche avere risposta da questo, perché io ho effettivamente effettuato una registrazione avvenuta durante la prima legge di stabilità al di fuori della Commissione Bilancio. Io ho appunto registrato un lobbista che a telefono raccontava come aveva fatto cambiare un emendamento del PD. Ecco, per me, se anche quello non era penalmente rilevante, lo era politicamente. Per me quell'episodio che sinceramente e personalmente aveva fatto molto schifo, l'ho pubblicato perché credevo che i cittadini dovessero sapere quella cosa. In quel caso io quindi sarei punibile per quello che ho fatto. Grazie se c'è una risposta. Grazie. Allora, metto in votazione l'emendamento così come riformulato, 29.152 Verini, parere favorevole di Commissione e Governo, si rimette all'Aula il relatore di minoranza. È aperta la votazione.